Buongiorno, io vi parlo di un libro molto importante, un piccolo grande libro, eccolo qua, David Grossman. La pace è l'unica strada. In questo piccolo libretto tutta l'umanità e tutta la lucidità di David Grossman si manifesta. È la raccolta di alcuni articoli di alcuni brani che lui ha pubblicato in Italia su Corriere della Sera, sulla Repubblica, e nei quali parla appunto di Israele. Molti di questi articoli sono stati scritti durante il periodo nel quale migliaia e migliaia di cittadini israeliani protestavano contro il tentativo di Netanyahu di stravolgere la struttura, il rapporto fra i poteri giuridico, amministrativo, decisionale del suo paese. David Grossman è un chiaro oppositore della politica israeliana. Per quanto riguarda poi l'occupazione della Cisgiordania, dice delle parole molto, molto, molto chiare. Dice, questa sempre più grave situazione, è situazione nel modo con cui loro chiamano l'occupazione, suscita l'interrogativo se Israele abbia il diritto di definirsi una democrazia. Un regime di occupazione non può infatti essere democratico, semplicemente non può. La democrazia scaturisce dalla profonda convinzione che tutti gli esseri umani nascano uguali e a nessuno è negato il diritto di decidere il proprio destino. Anni di occupazione e di umiliazione possono invece creare tra gli occupanti la sensazione che esista una sorta di gerarchia del valore della vita umana, eccetera, eccetera. Il popolo conquistato è percepito come inferiore. Questa è la posizione, credo, estremamente chiara di Grossman sull'occupazione. E lui poi la situazione del presente l'attribuisce chiaramente alla leadership attuale del paese. E vi leggo un altro pezzo dove dice che quello che accade adesso è la materializzazione del prezzo che Israele paga per essersi lasciato sedurre per anni da una leadership corrotta che l'ha trascinato sempre più in basso, che ha demolito le sue istituzioni giudiziarie, l'esercito, il sistema scolastico, che è stata disposta a mettere a repentaglio l'esistenza del paese pur di evitare che il primo ministro finisse in prigione. Anche in questo caso è chiarissimo. E non però bisogna pensare che, come dire, come dicono alcuni, sia andato dall'altra parte, insomma, no? Nel senso che stia dalla parte dei palestinesi in modo acritico, no? E questo non è vero, perché quando parla di quello che è successo il 7 ottobre, anche in questo caso non ha il minimo dubbio. A un certo punto dice, ora non lo trovo più, che non so se chiamare questi terroristi belve, ma di certo non hanno sembianze umane. Non inganniamoci, dice precedentemente, non facciamo confusione, con tutta la rabbia che possiamo nutrire nei confronti di Netanyahu, dei suoi accoliti, della sua strada, non è Israele ad aver commesso le atrocità di questi giorni, è Hamas. Quindi lucido, riesce, nonostante la tragedia, riesce a individuare con chiarezza quello che purtroppo manca a molti commentatori europei, italiani, occidentali, quali prendono acriticamente delle posizioni. Lui riesce a individuare con chiarezza dove stanno i torti e non risparmia niente a nessuno. C'è alla fine del libro, a un certo punto, una speranza. Non so se è una speranza, non riesco a interpretarla correttamente.
Dice, se mai arriverà un momento simile, circostanze terribili, dice a un certo punto, sapremo non smettere di pensare e di essere un cuore sensibile, aperto, vulnerabile. Sapremo essere un cuore pensante ancora e ancora. Ecco, qui c'è una piccola, secondo me, nota di speranza in Grossman. Ricordiamoci che Grossman, e invito tutti a farlo, ha scritto, ha avuto un figlio che è morto in Libano, figlio militare che è morto, dicevo, invito tutti a farlo, cosa? A leggere l'orazione funebre che lui ha letto in occasione della morte del figlio. Un altro esempio di dolore, ovviamente, che però non impedisce di mantenere uno sguardo lucido sul mondo e su quello che accade attorno a sé. Eccolo qua, David Grossman, credo che possa essere attualmente uno degli intellettuali di riferimento di chi è interessato a quello che succede in Palestina e in Israele. David Grossman, La pace è l'unica strada. Questo è un libro che non va messo sulla libreria, non va letto e poi dimenticato, è un libro che andrebbe tenuto sempre a portata di mano. Ogni tanto andrebbero riletti alcuni dei suoi pezzi. È anche facile perché è piccolo, sono neanche 90 pagine. Bene, buona lettura.